Santi è qui anche questa mattina per quale ragione? Beh, è la centralità del Marticcolo nella città di Taranto e noi siamo molto curiosi di sentire belle prospettive per lo sviluppo economico di Taranto, che chiaramente deve principiare dal Marticcolo. Ecco, può questa risorsa finalmente avere uno sviluppo quello che merita, considerando che non sempre le istituzioni se ne sono occupate in maniera concreta e continuano anche a farlo. Sono costretto a parlare di me, ma quando 4 anni fa pensai alla istituzione del Parco Regionale del Marticcolo, a cui ho dato dei contenuti e che è diventata legge regionale nell'arco di 2 anni, quindi in tempi velocissimi, io pensavo proprio ad uno sviluppo diverso per la nostra città e che mettesse in primo piano soprattutto il mare, quindi la mitilicoltura, anche l'allevamento del pesce biologico, perché diciamo, questo lo sappiamo, grazie alla ricerca universitaria si è messo a punto un piano, un progetto veramente incredibile, rivoluzionario, però senza parlare dei massimi sistemi rimane il fatto che il Marticcolo è una grande risorsa che va trattata per bene, ma non solo il Marticcolo, anche una parte del bacino che si affaccia sul Marticcolo, e quindi parliamo di agricoltura. Anche perché c'è un pericolo, no? Qualcuno vorrebbe lastricare la superficie del Marticcolo con il fotovoltaico, e questo penso che non sia una soluzione che possiamo consentire nella nostra città. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, che questa è casa nostra e non dobbiamo essere, come dire, il contenitore delle scelleratezze che vengono da fuori. Noi casa nostra dobbiamo cominciare a gestirla bene, con orgoglio, e il modo migliore per evitare queste speculazioni vergognose, ripeto vergognose, è proprio quello di dare valore a ciò che noi abbiamo. Taranto è molto attenzionata da questo punto di vista, perché noi tarantini forse abbiamo un profilo un po' basso, quindi dobbiamo un po' guardare in alto, sollevarci e capire che abbiamo in Puglia quello che nessuno ha, un territorio meraviglioso che può dare tantissimo anche in termini economici di sviluppo sostenibile. Grazie.